Buongiorno, buongiorno a tutti, ben alzati, ben sintonizzati con Aria Pulita Mattina su 7 Gol, ben trovati dopo insomma, le festività pasquali. Spero che abbiate passato una buona Pasqua, magari ce la raccontate anche in diretta. Vi ricordo i numeri per chiamarcelo: 02 45 70 23 12, però potete anche collegarvi con noi via streaming sul profilo Facebook di Aria Pulita. Buongiorno. Si vede che è in campagna elettorale. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Come vedete, il primo ospite, l'onorevole Angelo Ciocca, eurodeputato della Lega. Buongiorno. Buongiorno. Ma la vedo stranamente gentile, Ciocca, in questo No, periodo. è Mi porta per il quintè. evitare di essere rimproverato No, ma anche da chi puntuale, ti dovrebbe è proprio clima rimproverare. da campagna elettorale. Anche l'onorevole Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia nel pieno della campagna elettorale. Oh, ma lei Buongiorno. però non è mai contenta. Buongiorno, Cosa buongiorno. Non è mai contenta, cioè Ma mi le dica porto il tè di non è contenta, non glielo porto, non è Si è contenta. dimenticato di portarmi la colomba pasquale. Ah, c'è sempre un pezzo che manca. Vede, vede, non è completo, lei deve imparare ad essere completo. Ben arrivato Poi. a Marco Fumagalli per il Movimento 5 Stelle, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Fabio Pizzul per il Partito Democratico, buongiorno Pizzul. Bentrovati, buongiorno. Ecco, vedo Fumagalli che si è spostato vicino alla Lega, come È venuto in zona sicura, è venuto in zona. Ma è veramente, lei ha fatto un'osservazione un po' Qui azzardata, è è in zona veramente sicura, qui. zona sicura? Fumagalli, è certo che è zona sicura stare vicino alla Lega e Sì, viceversa la per il domanda, momento giochiamo in ovviamente. casa, poi dopo vedremo in trasferta magari successivamente cosa accadrà. Di certo sappiamo che almeno alle europee si dovrebbe arrivare, poi tutto da vedere, Sì, Fumagalli. probabilmente la scadenza delle europee ce la facciamo ancora, dopodiché effettivamente Almeno lui sull'europea. potrà Attenzione che questa mattina, vedere. attenzione che apriamo con lo scoop. Vede che non è che sono tanto certi di voler continuare con voi, anche viceversa, No, Ciocca. noi siamo certi che dopo le europee andremo più veloci di questi 9 mesi. Beh, però il clima, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, non è dei migliori che vi riguardano e che quindi creano un attrito profondo con il Movimento 5 Stelle in questo momento. Vabbè, li abbiamo avuti 9 mesi di attriti profondi, insomma, però in 9 mesi penso che questo governo abbia fatto cose che altri governi non hanno mai fatto, insomma. Quindi penso che se guardiamo i risultati, che è quello che interessa alla gente, non le polemiche, non i titoli di giornale e non quello che invece interessa i giornalisti, riempire di scontri le pagine di giornale, io penso che se guardiamo gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi che possiamo raggiungere subito dopo le europee, questo governo debba andare avanti. Poi è chiaro che compete alla Lega, compete ai 5 Stelle valutarne. Io penso che l'autonomia, che sarà il tema dei prossimi giorni, è un tema importante, è un obiettivo importante da raggiungere per la Lombardia, per il Veneto, per le regioni che ne hanno fatto richiesta. Salini, Forza Italia da tempo, insomma, chiede alla Lega di staccare la spina a questo governo, di staccare la spina all'alleanza con il Movimento 5 Stelle. La Forza Italia, come parte rilevante, la parte più rilevante, diciamo, della comunità politica italiana, non è che chieda di staccare la spina, chiede che venga riconosciuta la realtà, cioè che questo governo è tenuto insieme da due forze che di comune non hanno nulla. È chiaro che il tentativo che si sta facendo anche adesso di descrivere come una ripartenza all'insegna della crescita questa alleanza è un tentativo che gli stessi protagonisti e gli stessi estensori del decreto crescita faticano a definire come effettivamente orientato al mantenimento in vita del paese. È un tentativo per mantenere in vita l'alleanza di governo. È una cosa che ha delle caratteristiche un po' particolari. Il decreto crescita nessuno ha ancora capito qual è il contenuto in termini di crescita di questo decreto. Sappiamo che ci saranno dentro 2,5 miliardi per Roma. Giustamente la Lega si è opposta, io credo che abbia fatto benissimo ad opporsi all'idea che dentro il decreto crescita ci sia l'ennesimo tentativo di salvare il debito della città di Roma. Il problema è che il tentativo fatto anche dalla Lega per evitare questo non è togliere quei 2,5 miliardi, ma aggiungerne altrettanti per altri comuni altrettanto poco virtuosi. Quindi il tema è un pochino intricato, quel che è certo è che di crescita non sta parlando nessuno. Pizzo. Sì, è difficile sostenere che sulla base dei risultati questo governo possa andare avanti a gonfie vele. Quello che abbiamo visto e stiamo ancora vedendo è un continuo rimpallarsi di responsabilità e uno scaricare sulle spalle degli italiani un debito crescente che
non fa presagire nulla di buono per il futuro. Quanto poi al futuro di questo governo staremo a vedere. Mi pare di capire che l'orizzonte delle europee sia un orizzonte abbastanza ultimativo, cioè della serie. A fin lì ci arriviamo, dopodiché vediamo che cosa accadrà, anche perché i conti di questo Stato dicono che il governo che dovrà realizzare e far approvare al Parlamento la prossima manovra finanziaria in autunno avrà molte gatte da pelare. Andiamo a vedere la rassegna stampa, cominciamo subito con il Corriere della Sera e purtroppo non possiamo che aprire con i gravissimi attentati in Sri Lanka. Il piano segnalato, secondo appunto le prime indagini, i primi riscontri dell'intelligence, già da gennaio, pensate che stiamo parlando di 310 vittime, i tre figli, e tra le 310 vittime i tre figli di un miliardario danese. Gli americani ipotizzano la mano dell'ISIS dietro gli attacchi che hanno insanguinato Colombo e le località vicine, hotel e chiese, uno schema purtroppo abituale. Ciocca. È uno dei problemi che ha il mondo e che ha l'Europa, è una delle debolezze di questa Europa, cioè una delle debolezze di questa Europa è che non è stata in grado in nessun modo di governare o di affrontare il tema del terrorismo. Basti guardare cosa è successo a Natale a Strasburgo, non è stata capace di governare l'estremismo islamico come non è stata capace di, appunto, di frenare il tema dell'estremismo islamico. D'altronde un'Europa che ha dato miliardi alla Turchia con una progettualità di far entrare la Turchia dimostra la follia dell'attuale Europa. C'è un'Europa che perde la Gran Bretagna e punta a far entrare la Turchia, un paese che è il 98% islamico, 80 milioni di abitanti islamici che qualcuno vorrebbe far entrare in Europa. Questo è il tema, non si vuole guardare in faccia uno dei problemi che ha il mondo, che è appunto l'estremismo islamico. Si continua a dire che bisogna integrare tutti e qui nel concetto di integrare tutti in realtà si disintegra un continente, si disintegra il paese. Onorevole Salini, vediamo anche, diamo uno sguardo anche a Repubblica che parla appunto di paura in Sri Lanka, una nuova esplosione, è stato ferito da una scheggia anche il cronista di Repubblica. Poi c'è il racconto dei testimoni che si trovavano sul posto nei momenti drammatici che dicono all'improvviso si è scatenato l'inferno. E ancora una volta noi ci troviamo subito dopo magari delle festività o delle ricorrenze particolari a parlare di questi attentati che sparsi per il mondo continuano a fare paura, insomma a fare tremare in un'Europa sempre più fragile di fronte a questi eventi. Ma questi attentati hanno un nome chiaro, si chiama persecuzione dei cristiani nel mondo. L'obiettivo di queste persecuzioni, di questi attentati, non è semplicemente il mondo occidentale con le sue caratteristiche culturali, con le sue abitudini. Sono i cristiani nel mondo che vengono uccisi durante la messa pasquale. Sono attentati rivolti all'unico antidoto che abbiamo noi contro quella relativizzazione complessiva dei valori culturali che purtroppo spesso ha caratterizzato anche l'Occidente. L'unico antidoto non è costituito dagli equilibri politici o dalle alleanze politiche o da certi artifici che spesso vedono protagonista anche l'Europa, non c'è dubbio. L'unico antidoto è la identità cristiana, ma vale anche per i laici, vale anche per chi non necessariamente vada a messa alla domenica. È la nostra storia, è la nostra identità e la nostra cultura. Se esistiamo e ci chiamiamo Europa e se come italiani di questa Europa siamo stati i grandi protagonisti dopo le tragedie della guerra, è perché siamo cristiani, perché non possiamo non definirci cristiani. Lo abbiamo visto quando, cadendo sotto il fuoco di un incidente tragico, abbiamo visto Notre Dame a Parigi cadere, abbiamo visto tutta Europa inchinata di fronte a quello che non è semplicemente un simbolo del passato, è il segno presente dell'unità cristiana di questo continente. È da lì che si riparte ed è lì che vogliono colpire i nemici della nostra storia. Pizzul. Sì, quello che abbiamo visto in Sri Lanka è davvero un qualcosa di sconvolgente. È vero, vengono una volta di più a essere come obiettivi i cristiani, ma la sensazione è che lì in Sri Lanka i cristiani siano stati utilizzati ancora una volta come una sorta di amplificatore per
una vicenda che affonda le radici anche nella storia dello Sri Lanka, un paese che per decenni è stato preda di una guerra civile, che aveva trovato una stabilità relativa negli ultimi 5-6 anni, abbastanza significativa negli ultimi mesi, con un grande sviluppo di carattere turistico. C'è chi non tollera che ci possa essere questa stabilità perché significa meno spazio per i gruppi estremisti, per coloro che vogliono dividere, e quindi a questa motivazione politica si è aggiunto proprio nel giorno di Pasqua, quindi con una simbologia devastante, proprio questo obiettivo di una chiesa anche cristiana. Una follia che viene portata avanti da chi ha tutto l'interesse a far sì che non ci sia assolutamente una prospettiva di sviluppo in qualche maniera condiviso e non conflittuale. Quanto poi al fatto che l'Islam in assoluto sia il nemico, l'estremismo, la follia è il nemico, la violenza è il nemico da qualsiasi parte essa provenga, che poi si concentri in particolare nell'estremismo islamico è vero, ma questo non può portare a dire che è l'Islam in generale il nemico, tantomeno dell'Europa. Fumagalli, vediamo anche sul Fatto Quotidiano questa vicenda con la notizia di 7 kamikaze dietro questa strage. Nuova esplosione a Colombo, sono stati trovati 87 detonatori e insomma si riscontrano anche in questo caso ipotetiche falle nei servizi dell'intelligence. Ma sì, io al di là dell'aspetto puramente religioso che caratterizza questo attentato come tanti altri, questo qua assolutamente drammatico per i numeri delle persone coinvolte, io credo che ci sia anche una grossa problematica diciamo geopolitica di ripartizione di quelle che sono le risorse, quindi di un nord molto ricco e di un sud molto povero del mondo, e che anche poi vediamo con il fenomeno migratorio che viene strumentalizzato da jihadisti o comunque estremisti islamici per creare confusione, ma alla fine si va a toccare quelle che sono le disperazioni di certe popolazioni mondiali, le si strumentalizza, li si manda verso il terrorismo per creare appunto tensioni politiche di un certo livello. Io credo che il problema alla base comunque del terrorismo non sia tanto di per sé veramente un aspetto religioso, quanto più sia un aspetto legato a disuguaglianze che ormai a livello mondiale sono divenute impossibili da tollerare. Apriamo le linee telefoniche allo 0245 70 23 12. Un super buongiorno a chi? Chi è il primo telespettatore? Pronto? Sì, ciao. Simona, chiamo dalla Spezia. Ma buongiorno. Vorrei un'informazione che si... Anche due, mi dici solo il nome così ti saluto. Anna dalla Spezia, prego. Anna dalla Spezia. Buongiorno. Prego Anna. Vorrei un'informazione che ci sono i politici lì. Vai. Vorrei dirle, io abito in un paesino, abbiamo le elezioni del sindaco. Dato che c'è solo una lista, però ne vogliono fare un'altra, sempre lo stesso partito, perché la gente vuole votare scheda bianca, allora ne hanno fatto due, ma è sempre la stessa. Vorrei sapere se votando scheda bianca, essendo due liste che sono le solite uguali, sempre dello stesso partito, se quello che ne prende di più vince o se vince la scheda bianca. Ecco, direi che è semplice la risposta, signora. Allora, lei sì. ci sono due possibilità adesso, sì, nell'analisi del doppio partito: o che quel partito, sì, lì sta litigando e fa due liste, oppure che probabilmente una lista sola mette a rischio le elezioni di quel comune. Perché? Perché se... Sì, ma ne fa due. Aspetti, le dico il perché molte volte si fanno, sì, due liste. Perché purtroppo molte volte se c'è una lista sola i cittadini non vanno a votare perché dicono tanto c'è una lista sola, vince sicuramente, quindi è inutile andare a votare. Il problema qual è? Che se non si raggiunge il 50% più uno come soggetti che vanno a votare, il comune viene commissariato. Quindi questo spero che sia stato chiaro come messaggio. Cioè se non va a votare, quando c'è una lista sola, lo dico per tutti i comuni che magari hanno una lista sola, se i cittadini non vanno a votare il 50% più uno, il comune viene commissariato.
Ma questi ne fanno due. Esatto, quindi può darsi che fanno due liste o perché ha litigato o No, le sto dicendo, probabilmente la seconda versione, fanno la seconda lista per evitare che i cittadini vedendo una lista sola non vadano a votare. Di conseguenza la risposta è se prevalgono le schede bianche o nulle, non è che vince la scheda nulla, vince sempre quello che prende un voto in più. Quindi se lei va a votare partecipa all'aumento del quorum di coloro che votano. Anna, ti devo salutare perché non vado... può vincere la lista. Bene, perché non io può volevo solo sapere. Il voto nullo, la scheda bianca non vince. Ecco, adesso questa. Non mi mette in confusione, Anna. Perché due. Ma sono sempre la stessa. L'ho spiegato. Perché. Anna, ti devo salutare perché adesso andiamo a sentire le previsioni del tempo anche della tua regione. Allora andiamo subito da Nico Schiodetto con il Trebi Meteo che ci illumina, spero, con un po' di sole magari per le prossime ore, oppure no. Sentiamo Nikos. Ciao, buona Nikos. Ciao, buona giornata. Beh, oddio, guarda, quest'oggi non è una giornata molto soleggiata di bel tempo, perché ci ha risparmiato, diciamo, la perturbazione in questo weekend pasquale. Abbiamo trovato un po' di sole, temperature molto miti. Oggi invece si cambia pagina perché una perturbazione nelle prossime ore causerà maltempo, quindi ombrelli aperti con cieli grigi e piogge che bagneranno non solo la Lombardia ma tutte le nostre regioni nord-occidentali, anche il nord-est. Quindi insomma una giornata inaffidabile con ombrelli aperti, scrosci di pioggia che non mancheranno anche verso la serata. E tra l'altro le temperature rispetto ai giorni scorsi contenute, non si va oltre 15-16 gradi al pomeriggio. Per quanto riguarda domani saremo ancora influenzati da questa zona di bassa pressione, quindi attenzione perché sarà una giornata ancora incerta, qualche schierita, ma specialmente tra il pomeriggio e la serata c'è ancora il rischio di scrosci di pioggia in arrivo, quindi insomma due giornate incerte dal punto di vista meteo. Grazie Nikos per tutti questi aggiornamenti, un saluto a tutta la redazione del Trebi Meteo. Noi continuiamo con le telefonate, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno Simona, sono Michele Caruso. Buongiorno e vorrei Michele. Vorrei concentrare il punto della settimana sui più disparati, anche ultimi casi di femminicidio, dunque sulla tavica discriminazione pregiudizievole verso l'altro sesso, se mi consenti. Posso? Prego Michele. Simona? Prego, dicevo. Ecco, volevo dire, nel mentre le femministe chiedono dalla fine dell'Ottocento attraverso un movimento di emancipazione della differenza di genere volto a stabilire l'equiparazione dei diritti politici e civili con il diritto di voto, i diritti al lavoro e all'istruzione, diritti che ci tengo a precisare tuttora non sono universali, si pensi ai paesi di religione musulmana dove la donna oltre ad essere sottomessa e deprivata di qualsivoglia diritto a cominciare da mostrarsi in volto obbligata ad indossare il burqa è costretta sovente all'infida e lancinante pratica dell'infibulazione, altrettante donne oggigiorno però chiedono a piesso spinto a gran voce il rispetto della differenza ed il separatismo da ciò che è maschile. Se la filosofia ha nel corso della storia umana inteso il soggetto universale neutro sempre al maschile, alcune filosofe come ad esempio la Beauvoir tendono a specificare la peculiarità del femminile in quanto altro, cioè l'irrazionale, ergo il sentimento. E proprio nell'ambito di tale riflessione si pone l'opera di Lucia Igagrai che elabora il progetto di una genealogia femminista filosofica onde smascherare la voce maschile che ha occultato l'assassinio del corpo materno producendo l'assurdizzazione del logos. Tuttavia concludo che la Cristeva, non condividendo affatto tale posizione metafisica, sostiene invece la tesi secondo cui la differenza semmai non è all'interno di ciascun sesso ma è fra i sessi, che come nel caso della ricerca linguistica differenziale del discorso di Derrida decade l'ordine logico dicotomico a favore di un flusso Michele, evolutivo sociale e culturale. Sei troppo erudito, io te l'ho già detto. Michele, poi aiuterò io Simona a capire quello che lei ha cercato di trasmettere. Lo so. Però devo dire che ci illumina una volta alla settimana davvero, in questo caso il telespettatore, con dei passaggi di alta filosofia. Però noi siamo un pochino più terra a terra, adesso devo un attimo scendere sul terreno dei comuni mortali e parlare di un argomento, adesso entriamo nel merito dei vari temi della politica attuale del nostro governo, parliamo del Salva Roma perché c'è un'ultima ora proprio dell'uscita alle 7.31 che tra sul TGCOM 24, perché oggi in Consiglio dei Ministri arriverà la norma che divide di fatto il Movimento 5 Stelle e la Lega.
Si prepara dunque la resa dei conti anche su questa tematica tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla controversa norma Salva Roma, tema caldo nel Consiglio dei Ministri in programma nel pomeriggio. I 5 Stelle la vorrebbero inserire all'interno del decreto crescita, ma il vice premier Salvini frena, dice o tutti o nessuno, diciamo no a comuni di serie A e di serie B. Replica il vice ministro dell'economia Laura Castelli, dice i problemi sono diversi, a ciascuno serve la sua cura. Pizzul. Sì, è l'ennesima polemica. Allora, sul discorso di Roma è un discorso che si trascina da anni. È singolare che anche un governo che aveva detto basta con qualsiasi privilegio, basta con Roma piglia tutto, perché l'obiettivo della Lega, condiviso anche un po' dei 5 Stelle, almeno nel contratto formalmente, è l'autonomia, si torni a cadere proprio sul discorso del Salva Roma. Certo, Roma non si può, non può essere lasciata alla deriva, però fa specie che proprio dalle parti della Lega si torni a essere calamitati appunto da questa sorta di condanna della politica italiana negli ultimi anni della necessità di salvare Roma. Ecco, però cioè, la Lega dice insomma che vuole, non vuole creare dei comuni di serie A o di serie B, ma vuole inserire una norma per cui tutti i comuni con delle problematiche potrebbero beneficiare di una norma ad hoc, non di una norma salvare. Quindi aiutiamo quelli che non sono stati capaci di gestire i bilanci. Sentiamo Ciocca. No, io penso che i comuni che non sono capaci di amministrare devono subire quel trattamento che Salvini ha detto, cioè l'arrivo di una mano prefettizia, quindi questo l'abbiamo già detto più volte, cioè non può farne le spese il cittadino. Se il cittadino è mal amministrato ci vuole un tutore e in questo caso ci vuole appunto la mano prefettizia. Dopodiché resta il fatto che non si può regalare i soldi ai comuni, quindi se Roma ha una difficoltà deve prima dimostrare la capacità di voler uscire da quella difficoltà. Io questo non continuo a non vederlo, non me ne vogliono i 5 Stelle, non me ne voglia la Raggi, ma io le poche volte che frequento Roma la vedo come prima, non dico peggiorata, come quando c'era il PD, cioè, la vedo estremamente sporca, la vedo estremamente dissestata, cioè in taxi, non so se vi è capitato di andare in taxi a Roma, cioè sembra di essere in Bosnia, sembra di essere, quindi io mi auguro davvero che questa città, che dovrebbe essere insomma anche la capitale non solo nei titolo, anche nei fatti, possa ritornare ad essere la capitale anche nei fatti. Sentiamo Fumagalli. Ma Roma ha dei problemi che sono veramente risalenti nel tempo. Tant'è vero che per cercare di risolvere questi problemi i romani avevano fatto una scelta tranciante, quindi mettere il sindaco Raggi. Ora adesso c'è questa possibilità di finanziare ulteriormente Roma e la Lega si mette di traverso. Noi riteniamo che questa sia assolutamente una situazione pretestuosa, in quanto, come è noto, sono emerse delle problematiche giudiziarie e a carico di un sottosegretario, Siri, e io ritengo che ci sia questa volontà di mettere qualche bastone tra le ruote del governo per cercare di portare un po' più in là quello che è la durata del governo stesso, e adesso staremo a vedere effettivamente se questa è l'ennesima butade di Salvini, che ormai è un anno che fa campagna elettorale, ma ormai siamo arrivati agli sgoccioli, diciamo quasi alla fine di questa benedetta campagna, e vedremo se effettivamente ci sarà la volontà di andare avanti con il Movimento 5 Stelle su un governo che ha anche nell'ambito del risanamento economico uno dei suoi obiettivi, oppure se sono veramente tutte strumentali queste polemiche che porteranno eventualmente a esiti che tutti noi riteniamo, ci auguriamo che non siano quelle di elezioni anticipate. Parlando di però, 12 miliardi di euro. Sì, sono 12 miliardi di euro, un debito appunto costruito in tanti anni di mala gestione della cosa pubblica, che ha visto protagonisti la destra, la sinistra, il centro, quindi non c'è nessuno che non ne sia colpevole.
Io parlo di quello che accade oggi. Punto primo, non capisco perché in un decreto che si chiama crescita, come dicevamo poco fa, ci debbano stare i soldi per salvare il Comune di Roma. Non ho capito che nesso ci sia tra i debiti del Comune di Roma e la crescita del Paese. Punto secondo, da ex amministratore di un territorio, come presidente della provincia, ancora eletto dal popolo quando fui eletto io nel 2009, mi preme individuare dei criteri perché si riparta nei comuni dove ci si è fermati. Quindi il problema non è dibattere se dare i soldi solo a Roma oppure no, perché poi alla fine l'abbiamo già capito. Il lessico molto astuto del vice premier Salvini non è togliamo i soldi a Roma, ma diamogli anche agli altri comuni. Quindi non ci sono comuni di serie A o comuni di serie B. Bene, stabilito che non ci sono comuni di serie A e di serie B, e stabilito che i 5 Stelle vorrebbero nel decreto crescita i soldi per la Raggi, acquisito questo dato, facciamo anche un passo in più per i cittadini. Quali sono i criteri per stabilire se un comune sta facendo veramente il suo mestiere e quindi risanare le casse pubbliche e garantire servizi buoni ai cittadini, oppure i criteri appunto per stabilire se quel comune sta facendo il furbo sulle spalle e sulle tasche dei cittadini? A Roma si può dire tutto quello che ci vuole, i debiti li hanno fatti gli altri, però a Roma la Raggi non ha dato un solo segnale che dimostri che ci sono degli strumenti per sanare quel debito. Sul tema della gestione del patrimonio pubblico, sul tema del rapporto con le municipalizzate, sul tema della gestione dei servizi pubblici erogati in house dalle municipalizzate. Quali sono gli ambiti dove Roma oggi dimostra di voler fare quel mestiere chiaro che tanti amministratori locali sanno fare in giro per l'Italia, perché si risanino i conti pubblici e non li si risanino a spese dei cittadini? E questa è la domanda alla quale la Raggi e anche il resto del governo non ha saputo dare risposta. E il tema di Siri, io ho ascoltato il collega dei 5 Stelle. Poi dopo lo affrontiamo nel dettaglio. È un tema che rischierà di mettere più in imbarazzo i 5 Stelle che la Lega, perché all'origine di questo problema che ha riguardato la questione di Siri c'è un tentativo di salvaguardia su questioni energetiche che metteranno molto più in imbarazzo i 5 Stelle che la Lega. Poi dopo magari ne parliamo. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ma buongiorno, chi sei? Chi sono? Aspetta un attimo, aspetta. Allora, io dico che sei la Domenica. No. Brava. Oh, meno male. Va bene. Va fisici. Bene, Domenica, buongiorno. Buongiorno. Allora, voglio parlare di Roma. Vai. Allora, quando c'erano l'elezione del sindaco di Roma, la Raggi continuava ad andare in giro a dire che lei qui, lei là, doveva salvare Roma, doveva far qui, doveva far là. E invece cosa abbiamo visto in questi tre o quattro anni che c'è la Raggi? I pullman andare a fuoco, Roma tutta sporca, mette le pecore nei prati per far rasare l'erba. Non abbiamo visto niente di bello. Non abbiamo visto. E allora non è che noi dobbiamo pagare Roma per vederla, visto che doveva le scale mobili che sono a tre ne sono fermi, Possibile che non può farle sistemare e poi ha obbligato, aspetta non mi viene il nome di quello che poi ha licenziato in tronco, che doveva segnalare il rosso per far vedere che Roma era in rosso, no? Non so. Adesso ti rispondo, ti saluto l'esponente del Movimento 5 Stelle, prego. Ma Roma è praticamente come se fosse uno stato talmente di una dimensione elevata, sia da un punto di vista del numero degli abitanti, del bilancio che viene gestito, della burocrazia. E ovviamente non è facile invertire quella che è la rotta. Noi siamo arrivati a governare Roma, praticamente avevamo all'opposizione soltanto due consiglieri e siamo riusciti a prendere il governo della città ed è stata una delle prime città che abbiamo conquistato come Movimento 5 Stelle. Quindi è inevitabile che ci vuole del tempo per risolvere dei problemi che sono problemi a livello di uno Stato. Quindi non stiamo parlando di una città come un comune di 15.000 abitanti, ma una città di milioni di abitanti che ha poi un flusso turistico enorme,
con delle problematiche evidentemente che sono veramente di tipo elevato, e in tutto questo contesto avevamo anche una burocrazia che molto spesso ci remava contro. Quindi inevitabilmente ci vuole tempo per risolvere quelle che sono le problematiche. Sicuramente il Movimento 5 Stelle da qualche punto di vista magari avrà anche peccato, abbiamo visto magari anche un consigliere che è finito sotto indagine, ma prontamente l'abbiamo allontanato, però queste sono cose che è normale che capitano, tutto sommato l'importante è reagire e cercare di raggiungere l'obiettivo per il quale è stata eletta la sindaca Raggi. Per dopo la pubblicità continuiamo su Filoni Giudiziari, non solo, restate in compagnia di Repita su 7 Gold, si torna subitissimo. Eccoci tornati in diretta, vi do purtroppo un aggiornamento che arriva dalla Libia, il bilancio negli scontri sale a 264 morti e 1266 feriti, perché questo insomma sta ad indicare la gravità della situazione libica che va ad aggravarsi giorno dopo giorno. Ma andiamo prima a collegarci con il traffico, per Infomobility Fiera Milano abbiamo Marco Casa in collegamento. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Purtroppo è una notizia con cui apriamo di pesantissimi disagi sulla A7 a causa di un incidente tragico avvenuto attorno alle 6 di questa mattina. Tratto chiuso e traffico bloccato sulla A7 tra Binasco e la barriera di Milano Ovest in direzione Milano. Per il tratto chiuso si verificano code a partire da Bereguardo fino a Binasco e anche la parallela statale 35 dei Giovi in conseguenza è congestionata con code tra Casarile e Rozzano verso Milano. Per il resto traffico molto intenso sulle tre tangenziali milanesi sul tratto urbano della A4. Vi invito a viaggiare con prudenza visto la pioggia battente. Ancora un'ultima notizia che riguarda la A4, tratto urbano, questa notte verrà chiusa per lavori tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino dalle 23 fino alle 5 di domani mattina. Questa chiusura verrà ripetuta anche nella notte successiva con le stesse modalità. Ed è tutta a voi la linea. Grazie Marco, noi restituiamo la linea subito ai nostri amici che ci seguono da casa. Pronto? Ciao Simona, sono Gaetano. Ciao Gaetano. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Se mi permetti vorrei dire una cosa su Siri. Vai. No. Allora, io 2 mesi fa, perciò molto molto prima che succedeva quello che è successo a Siri e a Giorgetti, te l'avevo accennato, e ancora ne devi vedere delle belle, signor Ciocca, ancora ne deve vedere delle belle di quello che succederà e fare i comizi con i mafiosi. Viva la Lega, no? Volevo dire una cosa, sul discorso dello Sri Lanka è una guerra interna, no? Tanto è vero che il presidente di quel paese non sapeva niente, perciò si può capire come viene gestito quel paese lì. Qui si parla anche di attacchi stranieri contro, perché si chiede il presidente di quel paese, dice, com'è possibile che un gruppetto di persone riescono a fare questo? E mi è venuto in mente, mi sembra in Cecenia, e i due palazzoni crollati che davano la colpa a certa gente, invece poi era stato Putin che aveva attaccato e distrutto, no? Cioè, cosa voglio dire con questo? È troppo comodo non accertarsi col tempo quello che è successo. Allora, sono due tematiche completamente diverse. Ti saluto Gaetano, cominciamo a analizzare il caso Siri, così ne parliamo davvero nel dettaglio. Utilizzo per incominciare con Ciocca un articolo che troviamo sul Fatto Quotidiano. Siri, Movimento 5 Stelle, nei paesi normali sulla mafia non si tratta. Se non va via, Conte deve allontanarlo. Salvini parla di panna montata. In una normale democrazia, come pretendiamo che la nostra sia, non dovrebbero essere oggetto di trattative, scrive il vice capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Primo Di Nicola, invitando il Premier a spingere per l'allontanamento, ma il Ministro dell'Interno continua a difendere il sottosegretario accusato di corruzione. Zingaretti dice vuole l'impunità per i potenti. Armando Siri, in un collegamento esclusivo con Punto di Domanda, la nostra trasmissione del venerdì sera, proprio questo venerdì ha detto: io non vedo perché dovrei dimettermi, sono innocente, ma la mia innocenza dovrà essere dimostrata dalla magistratura, non da Di Maio. Ciocca. Ma allora, premesso che la telefonata di Gaetano non l'ho capita, e non l'ho capita nel senso che lui dice, ma la mafia, che è una cosa serissima, comizi della Lega, cioè se ha degli elementi che noi non conosciamo, le fornisca agli inquirenti. Cioè, fortunatamente il nostro paese è dotato da inquirenti, da forze dell'ordine, da servizi interni. Cioè, il paese non è un paese allo sbando, il nostro paese ha un sistema di sicurezza fortunatamente attento. Quindi
Se lei ha qualche informazione in più rispetto alle forze dell'ordine, le fornisca, insomma, quindi ci aiuti, ecco, non faccia voli pindarici, faccia una cosa semplice, va in procura della Repubblica e fa una denuncia dove segnala delle cose che in questo momento magari lei sa, non so per quali motivi lei le sa, e magari gli inquirenti no, e le forze dell'ordine no, i servizi interni no. Sul caso Siri l'abbiamo già detto più volte, cioè io penso che bisogna evitare di fare condanne preventive, no? Cioè, qual è il caso Siri? C'è un'intercettazione ambientale, sicuramente importante, su quale gli inquirenti stanno indagando, dove un soggetto dice durante questa intercettazione ambientale di essere impegnato a dare dei soldi a Siri. Quindi non c'è un elemento oggettivo, cioè non è che Siri è stato preso in questa situazione, c'è un privato che afferma di essere impegnato a dare dei soldi a Siri. Se fuori di qui ci dovesse essere un signore che dice ma io sono impegnato a dare dei soldi a Tizio, e non è che posso criminalizzare Tizio, cioè va accertato la situazione, questo è il tema. Quindi io non è che dico non si faccia nulla, si chieda alla magistratura di essere più veloce possibile in questo tipo di indagine. Quindi questo secondo me è evidente. Qualcuno vuole processarlo mediaticamente, secondo me si commette un errore, perché si corre il rischio che poi tra il vero delinquente e la persona del bene, per bene, si mette assieme tutto. Questo è il tema. Io capisco che giornalisticamente c'è la voglia di scavare, però secondo me oggi il messaggio che la politica dovrebbe dare è gli inquirenti facciano il loro mestiere, il loro lavoro nel minor tempo possibile e forniscano giustamente ai cittadini la verità. Oggi c'è un'affermazione di un privato che dice che è impegnato a dare 30.000 euro a Siri. Che, ripeto, in esclusiva appunto di domanda mi ha detto, per quanto riguarda l'ipotesi di tangente che lo vedrebbe coinvolto, ha detto 30.000 euro, 30 milioni, dice che se ne sembrano delle grosse fantasticherie. Pizzul. La vicenda giudiziaria di Siri è l'ennesima che tocca in qualche maniera questo governo. Dopodiché la sensazione, senza entrare nel dettaglio di una questione che sta la magistratura a approfondire, è che questo governo tenda a scappare dalle inchieste giudiziarie piuttosto che chiarire a viso aperto il fatto di non essere minimamente implicato in vicende di questo tipo. Certo, si stanno un po' accumulando tutte queste vicende con la sensazione, ribadisco sensazione, però suffragata anche da tanti approfondimenti giornalistici, tante anche altre questioni che stanno emergendo, e che questo governo ha delle relazioni non proprio così limpide con diversi ambienti di carattere economico e non solo proprio trasparenti e alla luce del sole. Sa la magistratura dover chiarire, però fossi io nel governo chiarirei che non voglio sottrarmi, come ha fatto peraltro anche il vice premier Salvini, a quelli che sono gli approfondimenti della magistratura, ma se non ho nulla da nascondere vado avanti a testa alta. Fumagalli. Ma io auguro ovviamente al sottosegretario Siri di arrivare in Cassazione ed essere assolto, come molto spesso capita da parte di queste inchieste, però il dato politico è inevitabile. Ma non siamo ancora al primo grado, scusa. No, ma dico... Non siamo neanche al rinvio, non c'è neanche al rinvio, cioè siamo già in Cassazione. Abbiamo tre gradi di giudizio. No, ma non c'è neanche... Però perdonatemi, io non è che devo fare l'avvocato di Siri, cioè ci mancherebbe, per me è persona seria e onesta, non devo difendere Siri, però adesso che una persona, ripeto, che in questo momento è come elemento di garanzia indagato e non sappiamo neanche se sarà in nessun modo toccato da un processo, siamo già alla Cassazione. No, ma è per dire che in Italia abbiamo tre gradi di giudizio dove uno può arrivare fino al terzo ed essere assolto, quindi magari uno ci piega anche 10 anni ad essere riconosciuto come innocente, però il dato politico deve essere che nel momento in cui emergono dei fatti che noi riteniamo tutto sommato gravi,
per delle relazioni che ci sono state con delle persone che non sono proprio del tutto limpide, noi riteniamo da un punto di vista politico che la persona non possa stare nella compagine di governo. Intanto è vero che il ministro Toninelli ha già provveduto a revocare quelle che sono le deleghe, perché evidentemente il rapporto fiduciario è venuto meno, e quindi si chiede un passo indietro da parte del ministro, del sottosegretario Siri, che non significa che deve evidentemente dimettersi da senatore, se non sbaglio, ma semplicemente deve allontanarsi da quella che è la compagine di governo per fare in modo che il governo possa meglio serenamente fare quella che è la sua attività, senza nessuna ombra che possa portare all'interno di questa compagine governativa qualche dubbio sul suo operato e sulle decisioni che poi il Parlamento va a prendere. Qui. Salini. Ma io ho un'abitudine, che è quella di andare a vedere di che cosa si tratta, e l'ho fatto anche in questo caso. L'accusa che si rivolge a Siri, al di là del tema dell'intercettazione e sulla presunta tangente, per me non esiste quell'argomento, perché c'è un'informazione di garanzia, non c'è nessuna accusa, c'è semplicemente una eventuale indagine che verrà portata avanti, ma io quando siamo a quel livello non le considero le cose, mi auguro che non si verifichino e basta. Nel merito, cosa accade? Che Siri avrebbe chiesto una salvaguardia per alcuni impianti di energia rinnovabile, segnatamente il campo dell'eolico, e sulla base di quello si è ricostruito un rapporto con eventuali realtà d'impresa riconducibili a una certa realtà. Bene, se noi andiamo a vedere le richieste di salvaguardia che sono state fatte nei decreti vari, prima semplificazione, oggi anche crescita, dall'altro sottosegretario che si chiama Crippa, che si occupa di energia per i 5 Stelle, bisogna aprire un capitolo che non finisce più, perché ci sono 7-8 comuni nei quali ci sono impianti per i quali è stata chiesta una salvaguardia, e per questi 7-8 comuni si chiede l'ingresso anche nel decreto crescita, il presunto decreto crescita, per queste salvaguardie, in alcuni casi anche salvaguardie relative a procedimenti che sono stati sono attualmente oggetto di attenzione dei tribunali amministrativi regionali. Se dovessimo andare a fare una ricostruzione di merito, io credo, come dicevo prima, che il problema ce l'avranno molto più 5 Stelle che altre forze di governo, che l'altra forza di governo. Io sono di Forza Italia, in questo momento non ho il problema e non hanno bisogno di me per essere difesi gli amici, soprattutto lombardi della Lega, perché io rivendico la bontà del rapporto tra Forza Italia e Lega, dove si governa bene in questo paese, a partire dalla Lombardia. Tuttavia, come dicevo, siccome peraltro in Europa mi occupo di energia e ho l'abitudine di andare a vedere di che cosa si tratta, sono andato a vedere di che cosa si tratta e ho paura che saranno molto più in imbarazzo i 5 Stelle che la Lega su questa questione delle salvaguardie sugli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Pronto? Pronto, buongiorno, arrivo da Pizzola. Pronto? Ciao Simona, pronto. Nando da Pioltello. Nando, ciao. Ma intanto sulla distribuzione dei posti nello studio stamattina, a me va bene così e spero che resti uguale fino al 2023, magari pure dopo. Sulla faccenda del sottosegretario Siri, sicuramente le accuse sono pesanti e sono coinvolti anche dei personaggi un po' strani. E quindi penso che Siri, più che dimettersi, dovrebbe far finta che sia già arrivato agosto, prendersi un mesetto di vacanza, rilassarsi un po' in famiglia e lasciare che i signori magistrati in questi 30 giorni facciano il loro lavoro. Passati i 30 giorni, se i magistrati sanno fare il loro lavoro e hanno trovato qualcosa, lo arrestano, altrimenti si dimettono i signori magistrati e vadano a dar via il culo. Ciao. Bip, bip. Pizzul, io volevo farle anche, tornando un attimo sulla vicenda di Siri, farle commentare quelle che sono state anche le dichiarazioni di Zingaretti, che dice: ma cosa fanno? Vogliono l'impunità? Vogliono l'impunità per tutti? No, quello che dicevo un po' prima, la sensazione è che si stiano proprio accumulando tutta una serie di avvisi di garanzie. Che ribadisco quello che diceva anzi, anche prima. Per essere precisa, Zingaretti dice vuole l'impunità per i potenti. No, certo, ribadisco, il discorso dell'aggrovigliarsi della situazione con avvisi di garanzia che servono per tutelare coloro che sono destinatari appunto degli avvisi di garanzia, però
un qualche imbarazzo lo crea un governo che si è presentato a partire dal contratto come il governo del cambiamento, il governo che avrebbe dovuto spazzar via qualsiasi residuo anche di vecchio, di sospetto, un governo all'insegna della trasparenza, che mi sembra però in questi mesi che stia andando esattamente nella direzione opposta, con un atteggiamento anche abbastanza fastidioso da parte dei contraenti questo contratto di governo, cioè a dire che la magistratura non deve neanche permettersi di ficcare il naso in quelle che sono delle formazioni che hanno il consenso del popolo e quindi in quanto titolari del consenso del popolo possono fare sostanzialmente quello che vogliono. Perché è vero che non si è più sentito Salvini negli ultime settimane invocare appunto questo battesimo popolare, quasi a dire che questo possa togliere qualsiasi sospetto da chi è con lui. Però in questi mesi ne abbiamo sentite di ogni, e questa presunzione di essere al di sopra di tutto e di tutti e di invocare continuamente il popolo anche per screditare la magistratura, francamente a me dà molto fastidio, ma è anche pericoloso per questo nostro paese. Certo che posso dire una cosa, io sono molto stima dell'amico Pizzul e credo che abbia detto cose prudenti. Però la cosa che a me dispiace è vedere che c'è un pezzo di paese che pensa ancora, quando è in difficoltà politicamente, di poter recuperare posizioni di potere attraverso l'azione della magistratura. No, ma quello l'azione della magistratura ha sé, da quando la politica italiana è così pervicacemente invasa da un'azione fortissima da parte della magistratura in ambito politico, il paese ha smesso di crescere. Io mi permetto di segnalare questo fatto, lo dico anche agli amici del Movimento 5 Stelle, dico amici perché ho tanti amici anche in Parlamento Europeo con i quali collaboro. Io starei molto attento a questa strategia, diciamo, politica all'interno anche dell'attuale maggioranza, visto che sono italiano e comunque ho l'interesse, come tutti i cittadini italiani, ad avere un governo che lavora. Ecco, starei molto attento a tentare di ricostruire o di mettere in discussione le alleanze di governo sulla base degli avvisi di garanzia, perché tutti quelli che l'hanno fatto in passato, e il Partito Democratico, ahimè, ne è una rappresentazione plastica, chi ha tentato di utilizzare, diciamo, gli avvisi di garanzia della magistratura per abbattere il nemico politico, alla fine è rimasto abbattuto dallo stesso tipo di strumento. Rispetto e l'equilibrio tra i poteri è fondamentale, è chiaro che è uno dei baluardi anche della nostra democrazia, spesso quando la politica è debole però ci si aggrappa a tutto, anche questo. Andiamo alla cronaca, siamo a Bergamo, un uomo di 33 anni è stato trovato in stato di incoscienza con ferite plurime in diverse parti del corpo intorno alle 5 del mattino a Terno d'Isola in provincia di Bergamo, e quanto riferisce l'Aureo Lombardia, specificando che il 33enne è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Buongiorno. Pronto, buongiorno, chi sei? Allora, vi riprendo tra poco, e dice Ciocca, per concludere sulla vicenda Siria, a questo punto quale potrebbe essere la via d'uscita in un braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle? È già scritta la via d'uscita, cioè non rendiamo difficili le cose semplici, è già scritta, perché anche qui, cioè, mi dispiace che nessuno è andato a leggersi il contratto di governo. Cosa dice il contratto di governo su questi casi? Chi lo sa? Io lo so. Dice che se è a processo deve dimettersi, se non è a processo non deve dimettersi. Cioè la linea che è stata tracciata da Lega e 5 Stelle nel contratto di governo su casi di questo tipo è giustamente il processo. Quindi se un componente della maggioranza viene mandato a processo, quel componente della maggioranza deve dimettersi. Perché? Perché si presuppone che il processo è basato su elementi oggettivi e non soggettivi. L'avviso di garanzia non è un elemento oggettivo. Cioè se io fuori di qui vado in Procura Repubblica e faccio un esposto contro la giornalista, perché deve farlo contro me? A lei con buona probabilità arriva un avviso di garanzia, perché la magistratura inizia a indagare. Poi dovranno dire se l'esposto è basato su elementi oggettivi oppure no. Ma lei dovrebbe quindi dall'avviso di garanzia smettere di fare il giornalista? No,
Io penso che l'elemento importante che è scritto nel contratto, mi dispiace che nessuno non lo ricorda o non l'ha ancora detto, nel contratto c'è scritto che qualora un componente del governo dovesse essere sottoposto a processo, quel soggetto deve dimettersi. È il processo l'elemento, perché il processo si basa su elementi da parte del magistrato e dal giudice dell'indagine preliminare di elementi oggettivi. Ciocca, le faccio un'altra domanda che esula dalla strada giudiziaria. In politica c'è poi un altro ragionamento nel filone dei ragionamenti, che è quello dell'opportunità politica. No, però scusate, il contratto di governo non è il codice di procedura penale. Il contratto del governo l'hanno scritto due partiti, quindi è un contratto politico. Se nel contratto di governo, ripeto, cosa che non ho ancora sentito perché qualcuno probabilmente lo firma e non se lo ricorda, c'è scritto che la linea di demarcazione è il processo, e non è che se ti ferma la stradale su. Però ci faccia capire, anche di fronte ad eventuali collegamenti o incontri o rapporti con la mafia, ci sarà il processo, scusi. Vabbè, se ci saranno degli elementi oggettivi, cosa che io non vedo, non riconosco, non identifico, ma l'appello è alla magistratura, agli inquirenti: chiudete le indagini il prima possibile. Se la chiusura delle indagini Siri sarà archiviato, vuol dire che tutti quelli che hanno puntato il dito su Siri devono chiedere scusa, perché deve essere così. Se Siri sarà invece rinviato a giudizio, vuol dire che c'è un processo, si applica quanto è scritto nel contratto e quindi Siri si dimette, è scritto così. L'avete perplesso, Fumagalli? No, adesso per massima garanzia che, come abbiamo già detto, ci sono i processi, ci sono tre gradi di giudizio e quant'altro, però c'è un dato politico. Il presidente Conte adesso valuterà insieme al sottosegretario, che dovrà presentarsi per rendere le dichiarazioni al pubblico ministero, e verrà fatta una valutazione complessiva dell'intera vicenda, che prescinde dall'aspetto giudiziario, perché poi l'aspetto giudiziario ha una sua strada. Dopodiché c'è una opportunità politica, per cui determinati soggetti che vengono coinvolti in inchieste, per cui ci sono intercettazioni, eccetera, eccetera, che poi magari, ripeto, vengono anche assolti, però il fatto di intrattenere rapporti, conflitti di interesse, qualche cosa nei confronti con determinate persone, inevitabilmente mette in imbarazzo il governo e le relative compagini. Quindi è inevitabile che quando accadono dei fatti più o meno gravi, le persone si devono fare un esame di coscienza e da qui decidere se fare o meno un passo indietro per garantire che il team riesca ad andare avanti per il raggiungimento degli obiettivi. Però io posso dire, se non riescono, vuol dire che evidentemente c'è un qualche cosa che osta a una determinata trasparenza, e noi del Movimento 5 Stelle ne prenderemo le conseguenze. Tu parli di imbarazzo, ma tu ti rendi conto che il ministro che ha detto a questo sottosegretario, non è nemmeno del mio partito, quindi gli ha detto di andare a casa, è Toninelli? Tu parli di imbarazzo, ma tu ti rendi conto che Toninelli è quello che ha detto che il Brennero l'hanno già fatto? Ma il tema dell'imbarazzo, sono due aspetti diversi. Voi dovete smetterla di mettere a tema l'imbarazzo o non l'imbarazzo. Dovete mettere a tema l'oggettività delle cose. L'oggettività delle cose dice: voi in questo momento, per l'ennesima volta, state mettendo in difficoltà e in imbarazzo il paese intero su una menata che non è niente. Sottosegretario Siri, è l'ennesima. Scusami, è l'ennesima arma di distrazione di massa, perché non sapete cosa raccontare agli italiani. Sono tre mesi che dite che avete il decreto salva il decreto crescita, lo sblocca cantieri, e non avete ancora detto che cosa c'è scritto, perché state litigando su qual è il cantiere che spetta ai 5 Stelle e qual è il cantiere che spetta all'altro partito. Allora, quando parlate di imbarazzo, voi vi dovrete rendere conto che l'Italia intera, soprattutto chi la rappresenta nelle istituzioni europee, è in imbarazzo quando vi sente parlare. Il sottosegretario Siri, per quelle che sono le regole interne del Movimento 5 Stelle, non si sarebbe potuto candidare alle elezioni. Quindi per noi è assolutamente di grande imbarazzo avere nel governo persone di questo tipo, e il presidente Conte dovrà trarne le conseguenze, perché con le regole del 5 Stelle non si poteva candidare, con le regole del contratto di governo invece abbiamo avuto come segretario. Adesso inciampa in questo meccanismo, vedremo quali saranno le soluzioni. Noi siamo assolutamente garantisti, però da quell'altro punto di vista diciamo che quando ci sono delle problematiche serie come queste di relazioni con soggetti particolari, è bene prenderne le decisioni. Legga ciò che poi le leggo io dei messaggi. C'è scritto nel contratto di governo: codice etico dei membri del governo, codice etico. Non possono entrare a far parte del governo soggetti che, due punti,
Vabbè, hanno ricevuto condanne, prima parte, e c'è la tipologia delle condanne, siano sotto processo per reati gravi, siano sotto processo per reati gravi. Allora, o riteniamo che quanto stia accadendo a Siri, che è il processo mediatico, è da ritenersi processo, o se il processo è quello strumento previsto dal codice di procedura penale, oggi non è sotto processo. Quindi è scritto in modo chiaro, siano sotto processo per reati gravi. Non possono far parte del governo i soggetti che sono sotto processo per reati gravi. E quindi è stato scritto così, e quindi che ha una logica, no? Perché se no i componenti del governo li decide la magistratura. Non è difficile da capire. Se un magistrato non gli sta simpatico, un ministro trova qualche informazione, gli manda un avviso di garanzia e cambiamo il ministro, no? Il processo... Ma io sono ancora affezionato. Infatti noi abbiamo difeso Salvini quando gli è successo quello che gli è successo, perché era un'azione giudiziaria che non aveva senso. Ma anche Salvini era stato raggiunto dall'avviso di garanzia. Certo, infatti l'abbiamo difeso. Vi devo leggere i messaggi. Allora, abbiamo messaggi che potete trovare sullo streaming di Aria Pulita. Allora, Dina scrive: ciocca, il PD e la disperazione tenta il colpo per tornare al governo con i 5 Stelle, per pietà, per carità, vedo già centinaia di barconi nei nostri porti, il Vaticano non aspetta altro. Gerardo, 12 miliardi di buchi, Roma era salita da sciacalli che mangiavano tutto. Vi ricordo che Roma è da decenni in quelle condizioni, per risistemare il Lazio dai disastri degli amministratori precedenti ci vogliono anni e anni. La Raggi sta cominciando a pulire per la rinascita della capitale. Franco, ma i due rappresentanti del Partito Democratico di Forza e di Forza Italia adesso risolverebbero tutto. Ricordo loro che hanno perso le elezioni, Forza Italia si fa grande quando si coalizza con la Lega, Forza Italia al 5%, il PD non si sa. Ah, poi le devo leggere questo messaggio che è per lei. Oh. Sì, sì, è per lei. Però è positivo, mi auguro. Non mi rovina. Ma adesso glielo facciamo giudicare a lei. Allora, quanto è buono ciocca. Dovremmo mandarlo in Europa, se non altro per mostrare che politici... Gliela edulcoro un attimo, ho usato anche il giudizio. No. O lo legge in modo... Che politici fighi abbiamo? L'avrei detto, belli abbiamo. No, se c'è scritto fighi, lega fighi. No, va bene. Glielo scrive, sa chi? No. Adriano. Ah, un uomo. Lei già, Adriano. Adriano beh, ammira rispetto. La bellezza dell'onorevole. Cioè, è rimasto. I complimenti, fatto. Adriano, li prendo volentieri. C'è rimasto male, però. Li prendo volentieri, complimenti. Ho visto un attimino di difficoltà. No, speravo di conoscere la persona, invece. No, ma ha sbagliato a digitare. No, è proprio, c'è nome, cognome, c'è tutto, è proprio Adriano. Va bene, e quello è il problema. Niente, gli ho letto il messaggio che le è arrivato, è un imbarazzo, vedi un imbarazzo, no. Guardi che è diventato rosso, è rosso. No, come no, adesso c'è Fumagalli che gli chiede di dimettersi perché non ha contratto di governo. No, noi assolutamente. Andiamo a pubblicità. E eccoci tornati in diretta. Allora, quindi stava spiegando come funzionano le preferenze in Europa. Ma durante non è la pubblicità. Vero, non è vero. Lo spieghi, è giornalisticamente interessante questa cosa. Spieghi. È una cosa insopportabile. Perché all'amico Salini, ad Angelo Ciocca interessa questa cosa che lei stava spiegando. Non è vero, io stavo spiegando il mio hashtag. Ah. Io ho un hashtag per le europee. Si chiama hashtag fare... io non sto con. Ognuno mette con chi non sta. Ognuno a casa con chi non sta. Io non sto con. Bello, interessante, non le piace l'hashtag? Io non sto con Moscovici e con Juncker. Va bene. Allora, cosa vuole spiegare? Spiegate come saranno queste preferenze. Beh, allora, innanzitutto ci sono le preferenze alle europee, questo è un elemento che le distingue dalle elezioni per il Parlamento italiano, dove gli italiani non possono esprimere una preferenza sul parlamentare che andrà a rappresentarli. Ecco, in Europa invece... strano paradosso, più lontano dalla vita dei cittadini, almeno apparentemente, ma almeno potete scegliere chi vi rappresenta. In questa sala, in questo momento, su 4 amici ce ne sono 2, cioè io e l'amico Angelo Ciocca, siamo candidati. Fate voi le vostre valutazioni. Certo è che io ribadisco, questo non è un luogo di campagna elettorale, poter esprimere una preferenza è un segno di democrazia, ecco, insostituibile, anche i regionali, anche i regionali le possono. No, ma tanto spiegate che le preferenze sono 3, così almeno faccio io il neutro e il posto, sono 3 e devono però osservare quella che è l'alternanza di genere, cioè deve essere su 3 preferenze almeno una deve essere o femminile o maschile a seconda di quello che sono le altre 2, e se esprimete 2 preferenze devono essere di genere diverso, quindi se votate 2 uomini la seconda preferenza è annullata, la stessa cosa se votate 2 donne, la seconda preferenza è annullata, quindi armatevi di tutta la voglia di andare a verificare
chi potete votare, e attenzione a non annullare le preferenze, perché ribadisco, se uno vota anche tre donne, non va bene, perché una di queste... Fumagalli ha qualcosa da aggiungere sull'Europa. Devi scegliere le tre persone su un elenco di 21 e non c'è il voto disgiunto, così almeno abbiamo chiarito. Allora, di 20, Ciocca, no? Scusi, perché 21? Quanto manca l'Europa? Che lei ha il countdown, scusi Ciocca. 33 giorni, mancano 33 giorni. L'elenco dei candidati solitamente in ordine alfabetico, anche per voi. Allora, noi abbiamo... noi è in ordine alfabetico. E come ha detto prima Pizzu, la preferenza può essere zero, quindi uno può non metterne, mette la croce sul simbolo del partito che vuol votare e non mette preferenze, oppure ha l'opportunità di mettere le preferenze, può metterne una, può metterne due, può metterne tre. Se ne mette più di una, la seconda deve essere di sesso diverso, oppure su tre una deve essere di sesso diverso, quindi bene, può metterne una, può metterne due, può metterne tre. Capriano, io sto contando i 33 giorni, perché di solito è 33 giorni. Normal, 33 giorni. Ciocca, però lei, dico, lei di solito lei è molesto nella quotidiana figura, sopportava per altri 33 giorni. No, ma non giorni. Vengo qui tutti e 33 giorni. Meno male, no, ero, mi licenziavo. Mi sarei, comunque non mi vorrei, non vorrei essere dei piemontesi che in alcuni comuni devono, hanno addirittura le regionali, le europee e le comunali. Certo. Una marea di preferenze da poter... Ricordiamo che la scheda delle europee, Angelo, la scheda delle europee sarà quella grigia, poi ne avrete o una o due o tre, come diceva. Scusate, me ne manca un colore, le comunali sono azzurre, le europee non... sono grigie, le regionali dovrebbero essere verdi? Non lo so. Dovrebbero essere verdi. Quindi grigio europee, azzurro le comunali e forse verde. E forse verde. Poi sotto le elezioni presenteremo a livello di informazione ovviamente come si sta. Il facsimile ma con i nomi? Delle preferenze. Ma guardi, col mio hashtag, io faccio l'hashtag, qui si rinnova tutto, hashtag io non sto con. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Simona. Sono buongiorno Angelo a te. Dal lago di Garda. Angelo? Angelo dal lago di Garda. Ah, ma allora ma sei in vacanza allora. Io provo invidia, che bello il lago di Garda, un bellissimo ricordo, ma insomma, più o meno. Ok, sto facendo un paio di giorni. Niente, allora io volevo dire, sono d'accordo con tutto quello che ha detto Ciocca, per quanto riguarda gli indagati, eccetera, eccetera. Quando sono condannati, almeno si mettessero da parte, non si ripresentassero all'elezione, sarebbe quasi doveroso verso i cittadini. E poi volevo parlare un po' della Lega, del 5 Stelle. Cioè loro erano quelli casti e puri, non dovevano governare mai uno imputato, mai uno condannato. Ma loro governano con un partito che è stato condannato al terzo grado di giudizio, che deve pagare, ha truffato gli italiani per 49 milioni. Ma non si vergogna di essere a dire quello che continuo a dire. Okay. Quando ho salvato Salvini, adesso ho salvato quest'altro signore, vedete che a Roma gli danno 13 miliardi. È così che funziona in politica. Cioè per alcuni partecipanti alla politica. Voi dovevate essere casti e puri, non dovevate salvare neanche Salvini. Forse non dovevate neanche fare un governo con un partito condannato in terzo grado di giudizio. Va scusi, bene. Grazie, lei perché ha votato? Ciao. Scusi, no. Perché io ha votato? Ho votato per Rifondazione Comunista. Ah, bene, ok. Tutto in ordine lì, Rifondazione tutto anche, in ordine. Allora, tutto in ordine, Non sono in ordine. Con il giornale, col giornale tutto in ordine, no, insomma. Noi li condanniamo, i delinquenti, se partito non vogliamo, almeno da parte mia. Se so che c'è. Ma i soldi che sono... Angelo, ti devo salutare anche perché si sente intermittenza la tua telefonata, però i concetti sono arrivati tutti. Rispetto alle due cose dette dal telespettatore, intanto, diciamo, la vicenda giudiziaria della Lega è per fatti precedenti e con dirigenti di partito che adesso non sono più gli stessi, quindi c'è stato un rinnovamento, quindi è sicuramente diverso. Per quanto riguarda Salvini, ripeto quello che ho già detto, non c'erano le basi, quella era un'azione giudiziaria pretestuosa da un punto di vista politico. Analizzato il caso concreto, si è ritenuto che assolutamente il ministro Salvini non dovesse essere mandato assolutamente a processo. Con il caso Siri valuteremo concretamente, però dalle premesse che si vedono dalla stampa sembrerebbe che ci siano delle relazioni che è meglio che un componente del governo non abbia, e pertanto si chiede un passo indietro al sottosegretario Siri. È molto semplice la vicenda. Pronto? Pronto, buongiorno? Buongiorno, chi sei? Buongiorno, abbassate da casa il volume del televisore. Ciao. Ciao. Come va? Domenico da Castellamonte. Sì. Oh,
Domenico, buongiorno. Indovini sempre. Io voglio i premi, voi mi fate indovinare così, io non c'ho mai premi qua. Vai. Senti, io volevo sapere un'informazione. Proviamo, vai. Lì, dei tuoi lì che hai lì, lì di politici, sì. Se c'è qualcuno che è informato sul porto d'armi. Oh, no, bel tema, bravo, bel tema. Perché tu vuoi sapere se il porto d'armi si amplierà, ci saranno delle facilitazioni? Vuoi sapere, sì, questo? Sì, perché io l'avevo, no, una volta sto porto d'armi. E poi me l'hanno ritirato perché ho il morbo di Parkinson, no? Avevo un po' di tremolio. Poi dopo tre anni fa sono stato operato e adesso sto benone. Adesso vorrei sapere se posso di nuovo riprenderlo. Vado. Ma tema porto delicato. Scusi, e porto d'armi per quale finalità? Per uso caccia. Sportivo. Uso sportivo. Sportivo. Ma non credo comunque con una diagnosi come quella del Parkinson. Allora, sentiamo ciò anche perché sul tema delle armi, tra le altre cose, avrete visto un'immagine di Salvini con il mitra. Questa immagine ha suscitato e sta suscitando tante polemiche. Vediamo Repubblica, Salvini con il mitra, dove ci può portare quella foto del vicepremier Roberto Saviano, l'esperimento leghista nella prospettiva di un superamento della Costituzione. Apriamo l'articolo che riguarda questa foto. Eccolo qua, il giorno di Pasqua Luca Morisi ha condotto un esperimento per comprendere fino a che punto spingere la comunicazione dei leader della Lega nella prospettiva di un futuro superamento della Costituzione. Questo è quanto leggo su Repubblica. Luca Morisi, ricordiamo, spin doctor della comunicazione di Salvini. Ciocca. No, ma stiamo su quello, sì, no, però, non sul mitra, insomma. Beh, però dà un senso, sì, cioè, comunque, che sensazione ha avuto lei vedere a Pasqua Salvini col mitra? Non ne ho avuta, nel senso che in che contesto eravamo, è una foto che risale a qualche mese fa, fuori dall'Italia, insomma, parliamo di un contesto che non ha senso. Poi se vogliamo strumentalizzare, ripeto, capisco che tutti i giorni bisogna trovare il modo di strumentalizzare qualcosa. Il telespettatore fa una richiesta e dice: io avevo il porto d'armi ad uso sportivo, e penso che qualsiasi telespettatore che ci sta guardando non lo vede come un criminale, un cittadino italiano che ha il porto d'armi per uso sportivo. Cioè, fortunatamente abbiamo vinto anche delle medaglie d'oro con il tiro sportivo, quindi è una passione che esiste, rientra anche nei campionati olimpici. E quindi non penso che è un criminale uno che ha la passione del tiro sportivo, no? Quindi dice: prima me l'hanno tolto perché avevo una malattia, sono stato curato, lui dice la malattia non l'ho più, vorrei riavere il mio porto d'armi per uso sportivo. Deve rifare tutta la procedura di richiesta del porto d'armi, cioè questa è la risposta. Se effettivamente la patologia che l'aveva portato all'elemento di togliere il porto d'armi oggi non l'ha più, può tranquillamente richiedere il porto d'armi ad uso sportivo, gli verrà concesso. Questa è l'affermazione. Se la patologia per il quale era stato tolto il porto d'armi oggi è stata superata. Però da un punto di vista politico, il giorno dopo la legge sulla riforma della legittima difesa, dove si dice in sostanza e in sintesi che la difesa è sempre legittima, 70 deputati della Lega avevano presentato un emendamento per le cosiddette armi più facili, una facilitazione proprio per quanto riguarda il possesso di armi. Un emendamento che poi Salvini ha rigettato, diciamo, subito, è stato ritirato, non se n'è più parlato. Pensate magari di ripresentarlo in futuro? È un'ipotesi su cui lei può ragionare, Ciocca? No, assolutamente non è un oggetto all'ordine del giorno, ma anche lì, sempre se vogliamo fare informazioni corrette, dobbiamo leggerne i contenuti. E non so chi ha letto il contenuto di quella proposta di legge firmata dai deputati, ripeto che è una proposta di legge che non è cantierizzata. Fondamentalmente è legata al fatto che ci sono delle armi, le armerie le ritengono giocattolo, che sparano, non so se avete presente quei pallini di gomma dura, quindi sono quelle le armi che oggi nel resto d'Europa arrivano a una potenza di una certa dimensione, in Italia quella potenza è ridotta, quindi il concetto è riferito solo a quel tipo di armi, che non sono in grado di... Chiaro che se glielo spari in un occhio gli rovini l'occhio e perde l'occhio,
ma se lo spari su un jeans non fa nulla, e quindi sono armi ad aria compressa, e quindi no, era riferito a quella parte. Dopodiché stiamo sulla cosa intelligente che questo governo ha fatto, che è la legge sulla legittima difesa, che è la cosa importante, approvata, non la filosofia che ognuno racconta. La legge sulla legittima difesa, abbiamo finalmente un governo che tra un ladro e una persona per bene sta con la persona per bene, cioè tra il cittadino in casa e il delinquente che entra in casa si sta col cittadino flash in casa. Flash di tutti, ma avete pochissimo. Angelo, come sai, io sono un sostenitore, il mio partito Forza Italia ha votato a favore convintamente della proposta e siamo tutti convinti che sia la direzione corretta. Dispiace da un lato vedere che ogni due per tre l'altra parte del governo critica provvedimenti come questo. Colgo l'occasione per fare riferimento anche alla domanda del telespettatore. È chiaro che in Italia una delle sfide è tutelare chi non ritiene di utilizzare le armi per fare del male alle persone, ma no, ecco, tutelarli significa che i principali, io lo dico anche contro la volontà di molti miei colleghi di partito, alcuni tra i principali sostenitori e tutori dell'ambiente in Italia, cioè i cacciatori, vengano trattati non alla stregua di delinquenti, ma semplicemente per quello che sono, appassionati di uno sport meraviglioso, vecchio come il mondo, e grazie a loro che noi grande parte della natura che abbiamo anche in Lombardia, Salini, devo veramente la possiamo chiudere. Tutelare. Chiedo scusa, abbiamo lo spazio veloce per Fumagalli o Pizzulo? Siamo proprio in chiusura? Vabbè, ma non essendo aspetta, candidati rinuncia. Aspetta un attimo che devo sentire la regia. Chiudo? Chiudo, niente. Fumagalli mi spiace, grazie anche a Pizzul. Ci vediamo alle ore 12. A dopo.